Allora, io coinvolgerei le altre persone che sono su questo palco, sempre però cercando di stare nei limiti di tempo abbastanza brevi, in modo che poi possiamo tornare a bomba con il sindaco, sui progetti dei loro vari settori. Però ci sono delle persone che non hanno delle deleghe, c'è Antonio Blasioli che è presidente del Consiglio Comunale, quindi non potrebbe dire niente, potrebbe dire soltanto parlare di regolamenti, ma non mi sembra una cosa molto eccitante, no? Però il loro parere lo sentirei comunque lo stesso, perché sono persone che sono state elette, hanno un consenso elettorale. Metterei un limite non drastico, ma insomma di massimo 5 minuti. Ok? Grazie. Inizio io allora. Bene, il regolamento del Consiglio Comunale prevede, scherziamo naturalmente, allora è difficile fare un incontro pubblico in un momento così particolare, insomma domani sarà una giornata di lutto nazionale e giustamente il segretario prima ha detto come ci comporteremo come festa, però ogni occasione è sempre un modo costruttivo per confrontarci con i cittadini, io auspico anche che ci siano delle domande da parte vostra, come ce ne sono stati nei 5 incontri che abbiamo fatto negli ultimi 2 giorni, cioè tra mercoledì e giovedì abbiamo incontrato con un buon volantinaggio preliminare a questi incontri molte zone della città di Pescara e molti cittadini, e qui abbiamo avuto un confronto diciamo senza rete con il sindaco, con l'assessore Di Pietro e con gli altri consiglieri che hanno partecipato su vari aspetti che poi sono quelli che l'immanente, l'immediato della vita dei cittadini, e le cose che ci chiedono sono più o meno quelle che ci dice il sindaco, e cioè una maggiore presenza da parte dell'amministrazione comunale nella città, maggiori occasioni di incontro, una possibilità e una facilità di dialogo con gli amministratori, e questo per fare in modo che non si disperda il patrimonio che noi abbiamo comunque incamerato circa 2 anni e mezzo fa. Voglio ricordare naturalmente a questo pubblico di affettuosi amici ed elettori che 2 anni e mezzo fa questa amministrazione comunale è stata votata nella città di Pescara con il 70% circa, e quindi c'era una fase grande di innamoramento con la nostra città che noi non ci possiamo consentire assolutamente di disperdere. È normale in qualsiasi storia d'amore che a un momento c'è il fidanzamento, poi magari ci si conosce, si passa anche quel primo momento della passione e ci cominciano ad essere delle difficoltà che noi incontriamo ogni giorno. Il sindaco, alla domanda qual è la prima emergenza della città di Pescara, ne ha indicate 2 giustamente molto avvertite anche sulle pagine dei giornali e dei quotidiani. Una sicuramente un'emergenza molto sentita nella città di Pescara è l'emergenza economica che abbiamo dovuto affrontare. È un momento interruttivo forte che c'è stato rispetto alla cittadinanza, all'elettorato del centrosinistra, che ci ha cambiato anche un pochino il programma del nostro mandato, perché ci siamo trovati veramente in serie difficoltà purtroppo, e queste difficoltà probabilmente non li abbiamo neanche sapute spiegare bene alla cittadinanza. Vedete, noi abbiamo degli uffici più o meno aperti dove vengono tanti cittadini, io sento cittadini che mi propongono ma perché non si fa questo, ma perché non si fa quello. Un cittadino di questa zona qualche giorno fa è venuto e mi ha detto: Presidente, ma ci sono molte strade che non hanno i condomini con i numeri civici, è difficile trovare anche nel recapito della posta. C'è secondo me una distanza enorme per cui non si è capito quello che si può fare veramente. Noi dobbiamo comunicare meglio questo e dobbiamo essere sempre di più una amministrazione delle priorità. Poi, se devo stare nel termine dei 5 minuti che ci ha chiesto il moderatore, voglio dire 2 cose. La prima cosa è che le 2 priorità per la città di Pescara, a mio avviso, sono intanto una crescita culturale di tutti i cittadini, perché sia con l'esempio di questa amministrazione, sia con buone pratiche che comunque abbiamo cercato anche di mettere in campo e che riguardano sostanzialmente la partecipazione della cittadinanza, dobbiamo far crescere la coscienza civica della nostra cittadinanza. Vedete, io ho fatto l'assessore per 6 mesi con il sindaco Luciano D'Alfonso, sono entrato nel secondo mandato, ho avuto la fortuna di avere un bel consenso elettorale e di fare l'assessore con lui.
noi facevamo spessissimo degli incontri pubblici nella città di Pescara e lì incontravamo le esigenze che ci venivano manifestate dai cittadini. Poi però non riuscivamo a fare tutto quello che promettevamo il giorno prima, facevamo tantissimo, ma non tutto. Ed era un momento economico totalmente diverso da quello di oggi, dove forse siamo arretrati di tantissimo rispetto ad allora. Per cui dobbiamo essere l'amministrazione delle priorità, ma dobbiamo chiedere soprattutto alla cittadinanza di crescere insieme a noi, di sentirsi insieme a noi in questa fase di predissesto, perché siamo sicuri che tra 10 anni, quando ne usciremo, avremo rimesso a posto le casse della nostra città e potremo ripartire tutti insieme. La seconda priorità che vedo invece, la seconda grande opera che vedo, penso che sia il piano traffico. E lo dico da assessore alla mobilità e ai trasporti, ho citato prima la mia precedente esperienza amministrativa. Questa giunta, cosa che molti hanno dimenticato, tra i primi atti ha votato una delibera di indirizzo con cui si richiedeva di rifare un piano traffico nella città di Pescara. Nelle città sopra 30.000 abitanti il piano traffico è fondamentale. Giuliano Di Tanna prima parlava di pedonalizzazioni. Bene, una delibera di indirizzo perché non c'erano i soldi per fare il piano traffico della città di Pescara. I soldi si sono trovati, è stata individuata anche la società che provvederà adesso alla redazione del piano del traffico, e quello sarà un momento di grandissimo incontro con la cittadinanza. Sentiremo i cittadini, sentiremo i portatori di interesse che pure venivano citati prima, e sentiremo anche le associazioni ambientaliste, perché è normale che sia così. Con uno strumento che deve cambiare la mobilità della città, interviene nella carne viva dei cittadini, interviene nel quotidiano di ciascuno di noi. E se io devo decidere, io giovane, devo decidere di aprire una macelleria o un altro negozio nella città di Pescara, devo sapere che c'è uno studio che prevede quello che verrà fatto in quella strada, evitando pedonalizzazioni spot che spesso e volentieri fanno da premialità per una zona e creano grossissimi problemi in altre zone, come è stato fatto nei 5 anni precedenti. Perché questo è stato fatto: ci svegliavamo ogni mattina e ogni mattina trovavamo un senso unico cambiato. Non fa parte della vita civile della città, non fa parte del rispetto che un'amministrazione comunale deve avere nei confronti dei propri cittadini. Se ripartiamo da questi strumenti di pianificazione, se li concordiamo, se li partecipiamo con tutti noi, e se ogni tanto recuperiamo anche un pochino il sorriso per far rinnamorare questa città, sono sicuro che al termine di questi 5 anni noi rivinceremo le elezioni a Pescara. Grazie Blasioli. Io proseguirei con Marco Presutti, se riesci Marco a stare un po' più, proprio il progetto a cui tieni, secondo te, che serve di più a questa città? Banalizziamolo un po', cioè nel senso di cerchiamo di fare un bignamino, perché se ci mettiamo a raccontare tutti i progetti di cui ha bisogno una città potremmo andare avanti per ore. Il sindaco è stato molto bravo prima, Blasioli parzialmente bravo, perché c'era molto da dire, però non mi fanno parlare in comune. Questo è il problema. Lui rimpiange quando c'era la delega con D'Alfonso, si capisce. Sto scherzando. Allora Marco. Ma sai, l'intervento a tema libero è sempre una cosa complicata, per cui funziona di più l'interlocuzione in qualche modo. Stavo dicendo prima rispetto ad Antonio. Guarda, io penso che la difficoltà principale, il progetto più importante, è la vita stessa economica e sociale della città, perché quindi Giuliano, tu che questa città la scruti e la conosci da tanto tempo, questa è stata una città ricca nel Novecento, la città che più è stato un fenomeno in Italia, che meglio ha saputo interpretare il Novecento. Prima il sindaco lo diceva, io in maniera molto vile, molto brutale, il meccanismo era questo. Era una città, lo ha scritto benissimo Manganelli in un suo famoso intervento sul Messaggero, poi nella favola pitagorica Delfi, questa era una città da vestire tutto l'Abruzzo, e venivano in molti dal Molise, dal nord della Puglia, qui ad acquistare. I commercianti giustamente facevano guadagni ciclopici da queste attività e compravano appartamenti per investire queste ricchezze, quindi era una leva che andava avanti.
Questa cosa è finita per due ragioni. La crisi economica è stata l'ultima cosa, ma perché la regione, per poi uno dei grandi temi è che quando il 92 colpisce Tangentopoli, distrugge la classe dirigente che era pescarese, e alla regione sono andati in onda i provinciali. E cominciano a uscire i provvedimenti di costruzione dei centri commerciali nella cintura della città, e questa cosa chiaramente progressivamente ci ha creato un enorme problema. E tu sai benissimo che noi abbiamo un indice di grande distribuzione che è pazzesco, sto arrivando al punto. Il problema quindi è che è venuto meno il principale alimento che c'era, e poi infatti è andata in crisi anche l'edilizia, è andata in crisi un po' tutto. In qualche maniera la parte pubblica, se penso soprattutto alla fase tra l'ultimo Paci, la sindacatura d'Alfonso in maniera ancora più progressiva, quello che poi hanno potuto anche con interventi pubblici della precedente giunta, in qualche maniera ha cercato di pompare denaro nella città attraverso gli interventi, salvo il fatto che a un certo punto il governo dice: signori miei, i comuni si devono finanziare con le loro risorse. Per farti un esempio, come sai, 5 anni fa lo Stato mandava al comune 30 milioni di euro, nel 2014 hanno arrivati 3 milioni di euro, che significa il comune si finanzi con quello che esce fuori dalla città, sia sostenibile. Allora il tema è che Pescara deve ritrovare una sua identità, deve ritrovare una delle sue funzioni che siano capaci di dialogare. Allora io credo che il comune debba servire anche a trovare delle alleanze. Cioè, ad esempio, noi abbiamo avuto il problema del mare che abbiamo, è anche vero che c'è stata una sensibilità nuova, perché quel meccanismo che ti incuriosiva sul depuratore è sempre stato questo. Cioè, da quando esiste questo depuratore anche in altre città. La cosa interessante è che funziona così anche d'inverno, mentre la gente se ne accorge solo d'estate. Se ne accorge, ma ha sempre funzionato così. E anzi, il famoso mare, quanto era bello 50 anni fa, che non c'era nemmeno il depuratore, e quindi questa cosa era assolutamente regolare. Questa cosa è pure rilevante. Comunque, al di là di questo problema, ma è mai possibile che non c'è stata mai un'alleanza in questa città, ad esempio, tra balneatori e commercianti? Cioè, una città che ha la fortuna di avere il mare al suo centro, è una città che ha un sistema di negozi che tutto sommato è ancora importante, non è possibile immaginare che l'ombrellone e lo shopping si possano alleare in qualche maniera, cioè che chi noleggia, affitta, possa avere, come dire, una sorta di scontistica dei servizi all'interno di un sistema commerciale. Noi dobbiamo puntare su queste attrattive, perché io sono convinto che se non ritroviamo una capacità di fare unione, perché cos'è che ti dà il centro commerciale? Che tu vai lì e c'hai tutto, c'è il parcheggio che è gratis, c'hai la pluralità delle offerte, c'è la possibilità di fare cari bambini. Se noi non riusciamo, e su questo so che ad esempio Piero gli passerà la parola, penso parlare anche di queste cose, se non riusciamo a costruire in questo senso non faremo molta, molta strada. L'altro grande problema che noi abbiamo anche come classe politica è il diffuso individualismo, nel senso che in qualche maniera, essendo venuto meno quella capacità di relazione, quella forza che faceva prima i grandi movimenti, che veicolavano idee, progetti che erano insieme, ognuno rischia di in qualche maniera rappresentare solo se stesso o difendere solo se stesso, e quindi portare a non riconoscere chi poi pro tempore in qualche maniera esprime il mandato. Perché io mi ricordo, questa è una frase che dico spesso, quando ero ragazzino e facevo la politica, mi dicevano sempre: gli eletti non ascoltano la base. Oggi che sono un eletto, molto spesso io porgo l'orecchio, ma la base non parla, cioè non arriva un trasferimento. E su questo noi forse abbiamo anche commesso, no, noi sicuramente abbiamo commesso anche degli errori, perché nella prima fase dell'amministrazione, siccome noi abbiamo avuto la bella fortuna di avere tanti neo eletti, io presiedo un gruppo consigliare di 11 alla prima elezione su 12, 12esimo è Basioli, che è quasi 96 anni che sei in comune, ma non è vero, è solo il 2008. Ma diciamo che forse c'è stata l'idea che fosse fatto, cioè molti hanno raggiunto lo stato del consiglio comunale, è come se questa cosa fosse un legame matrimoniale che chissà quanto poteva durare. E
fece bisognava investire maggiormente in questo dialogo con la città, proprio per provocarlo, per far capire qui si ascolta, qui si cerca di fare e poi si vede in che modo. L'ultima cosa, l'ultimo ostacolo, perché poi sai dei progetti, probabilmente ha parlato il sindaco, è il problema che noi abbiamo, e questo ce l'hanno tutti, un ordinamento che è più portato a verificare la legittimità di quello che fai che il valore di quello che fai. Cioè il dipendente del comune passa la gran parte della sua giornata non tanto a concepire qualcosa che sia efficace, ma per questa convinzione che noi abbiamo nel valore della carta bollata, della verifica, del riscontro, sono tutti grandi valori democratici, ma di fatto il processo fa sì che tutta l'attenzione sia sulla legittimità dell'atto e non sul valore dell'atto. E questo è un enorme problema, perché tutta questa cosa fa sì che non ci sia attenzione e qualità in quello che poi si offre per la città. Questo è il passaggio che dobbiamo fare, ma io penso che, quindi traendo qualche sintesi da quel troppo che ho detto, è che la capacità maggiore che noi dobbiamo dare come Partito Democratico sia quella di mostrare che noi ci siamo a voler unire la città nei suoi punti di forza. E ne dico uno che è centrale, che ha detto il sindaco, e concludo. Pescara per troppo tempo si è permessa il lusso di non voler essere una città universitaria. L'università è un elemento ormai centrale nell'economia di questa città e Pescara per troppo tempo se n'è fregata di avere l'università. È l'unica città che ha fatto la guerra, mi ricordo, per non dare all'università, per l'unico caso in Italia, un immobile di pregio ai tempi dell'Auro, ma fu fatta una battaglia, sembrava chissà quale cosa terribile. Io credo che noi dobbiamo fare politiche per i giovani universitari. Ad esempio, io dico, noi abbiamo un bel movimento giovanile che purtroppo spesso utilizzano il femminile, ma il movimento è giovanile, il femminile va bene pure. Il tema qual è? Io mi aspetto che da loro arrivino proposte per che cosa possiamo fare per i giovani universitari. Molto spesso vedo che i miei giovani democratici si preoccupano del fatto, ad esempio, se fioriscono sui muri dei fasci littori, che sicuramente non va bene. Ma non mi pare quello il tema centrale di cui noi ci dobbiamo occupare. Come facciamo a fare delle politiche per i giovani studenti universitari? Perché io penso che questo sia uno dei temi centrali su cui dobbiamo lavorare, una città universitaria, grazie. Ok, smentiamo però di fronte alle telecamere, io sono dal 2008, se no non mi votano più e mi rottamano, anche perché non sono renziano. Io vorrei dire di più, Blasioli sarà il prossimo sindaco di Pescara, ok? No. Io porto male però Blasioli. Una minaccia. No, scherzo. Allora, tu vuoi dire qualcosa, sindaco, oppure continuiamo? Poi io sono democratico, non c'è mai di fare. Okay.